Questo programma è presentato da Caciuto, l'amaro sempre piaciuto. Innovius Immobiliare, il modo migliore per acquistare e vendere immobili. McDonald's, Siderno, Vibo Valentia e Gioia Tauro. Compagnia della Bellezza. Severino Abbigliamento. Bergotto, la prima bibita di Bergamotto. Cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa di Telemia. Partendo anche ovviamente dal nostro portale www.telemia.it. Noi partiamo naturalmente, dicevamo, con i giornali elettronici. Intanto andremo a vedere i due quotidiani. Gazzetta del Sud e Quotidiano del Sud, due importanti giornali della nostra regione. E poi il nostro portale, dicevamo, telemia.it, che mette bene in evidenza quelli che sono i risultati delle cronache dell'ultima ora. Partiamo dal portale. Incendi boschivi venerdì di fuoco in Italia, dalla Calabria una richiesta su tre. Purtroppo incendi che hanno creato grandissimi problemi su tutto il territorio della nostra regione. E poi cancellato il concerto di Morgan il 16 luglio a Soverato, all'interno capirete il perché. Il liceo scientifico Zaleo di Locri sfodera con orgoglio. E qui tutte le foto dei ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti con un percorso di studio che poi li porterà direttamente all'università, con grande soddisfazione anche ovviamente della scuola che ci tiene a fotografare e a mettere in evidenza con orgoglio i suoi giovani studenti. Arresti ai carabinieri dopo il ferimento, il plauso del sindaco Biasi e la prontezza conferma la capacità di investigare. E fa di Taurianova, dice il sindaco, una meta sicura nelle serate di svago. Quindi avete visto gli arresti. Dopo anche una rissa, un pestaggio. Omicidio Gordì, confermate in appello le condanne per la moglie Susanna Brescia e gli altri complici. Andiamo ancora avanti, anzi andiamo ad aggiornare perché abbiamo anche una notizia legata
proprio al concerto di ieri, quello che Biagio Antonacci ha diciamo tenuto a Roccella Ionica. Biagio Antonacci incanta il pubblico del Roccella Summer Festival, partenza sprint per la rassegna musicale più importante dell'estate calabrese anche in termini di presenza. Qui un momento di Biagio Antonacci in mezzo al pubblico, è sempre stato così, cioè il cantante tutta la sera ha avuto contatti continui con il pubblico come suo stile, lasciando veramente incantato chi ha assistito al concerto. Oggi poi all'interno del nostro telegiornale avremo tutti i dettagli dell'intera direttamente a Gazzetta del Sud. Partiamo dall'edizione di Reggio Calabria per poi vedere anche le altre. Caos balneari, appello del governo, caro ombrelloni. G7 del commercio, Tajani, Calabria, capitale. Molla, confidenze Zaleschi con Putin e Trump, con Harris, Dem, sempre più preoccupati per le elezioni. E poi Meloni conferma il sostegno a Kiev e bacchetta Salvini, tensione tra gli alleati. Brava Miriana, una 21enne regina, San Pietrini, manutentori, Vaticani. Al nord imperversa il maltempo, centro-sud weekend meteo spacca nuovamente le due Italie. Ancora stupri a Caviano, condannati 3 dei 7 minorenni coinvolti, inflitti da 9 a 10 anni di reclusione. E poi tennis, Wimbledon, sfumano i sogni di Musetti, Polini per entrare nella storia. Lasciamo la Gazzetta del Sud, andiamo sull'edizione di Crotone e andiamo a vedere quali sono le differenze. Crotone, la sgombero del campo Rom. E qui poi ci spostiamo su Catanzaro. Intimidatorio con bossolo di fucile in un bagno del liceo. Ancora in basso. Ora ci spostiamo sull'altra edizione del Quotidiano del Sud, lo vediamo in primo piano, dobbiamo qualche problema all'audio, speriamo che la regia lo risolva questa mattina, ancora qualche secondo, ve lo chiediamo anche perché siamo in diretta, quindi vediamo di risolvere velocemente. Ecco, pensiamo di aver risolto. Risolto.
Allora, diciamo, abbiamo qualche problema all'audio, ma abbiamo prontamente risolto con la nostra regia. Passiamo. Al quotidiano del Sud, la ritirata di sera di Missioni da capogruppo del PD in comune. E qui vedete il consigliere comunale indagato. Che lascia il ruolo per evitare becere strumentalizzazioni. Io totalmente estraneo alla criminalità organizzata o altre forme di illegalità, dice. E poi, diciamo, la fotonotizia, assistenza domiciliare a Crotone, le strutture, l'ADI non pagata da un anno e mezzo. E ancora Brambilla, troppi al terzo livello, ora tagliare, dice il commissario Brambilla. Autonomia differenziata, la strada stretta di Occhiuto, di Filippo Velti, mentre frammenti il vecchio poeta in nome di Achille Curcio. In alto gli occhielli, giusto la copertina, lo spettacolo di Luca Ward. La microdistilleria nel cuore della città. Degli spiriti. E poi l'emergenza incendio ad Acri, ridotte in cenere molte auto vicine. E Whitmer al ministro dei trasporti Buttigieg. Andiamo ancora, ci spostiamo ancora sempre in questa pagina che viene dall'estero. Orban va avanti da solo, Trump uomo di pace, poi Meloni blocca Salvini, la difesa aerea protegge i civili. Continuiamo ancora qualche secondo. Bozzoli, sotto shock e sorvegliato a vista, sono innocente, ho un testimone, dice, andiamo dei dettagli, in una lettera riferirebbe di un austriaco che potrebbe scagionarlo. Il condannato all'ergastolo trasferito nel carcere milanese di Bollate. Ancora ci spostiamo. Tetto alle intercettazioni, Fratelli d'Italia vuole correttivi e poi Toti, la poltrona ormai è un peso. La dichiarazione, il presidente Ligure domiciliari pensa alle dimissioni e chiede ai giudici di poter incontrare il leader leghista Salvini.
Emilia, Baccini si dimette e idem, puntano su De Pascale, si torna alle urne in autunno. Il Presidente della Regione Emilia, Gazzetta del Sud. Andiamo avanti, ancora Cultura e Spettacoli, Tau Film Fest, il futuro inizia da ieri. Andiamo a sfogliare all'interno il giornale. Catanzaro, per l'Ariete serve tempo, e poi Regina, un mercato a carte coperte. Ancora Dičković spezza il sogno di Musetti. Paolini a caccia di uno storico trionfo. Calabria, nuovo caos dopo la sentenza Unione Europea, i balneari, nessuno investirà più. Quindi c'è totale incertezza nel settore balneare, andiamo a vedere i dettagli. Le associazioni di categoria si aspettano una risorsa dal governo che può risolvere la questione senza dover rendere conto a Bruxelles. Anche in Calabria preoccupazione del settore per il pronunciamento della Corte di Giustizia. Vedete, la Calabria è quella che ha la maggior parte di concessioni di stabilimenti balneari, ma ovviamente la Calabria è la prima regione italiana dopo la Sicilia, come costa, però c'è un vero e proprio business, 1488 concessioni balneari. Lettini e ombrelloni, ma non soltanto, Tropea è la più cara, l'indagine di Federconsumatori. I costi sono sempre più alti per una serie di servizi destinati ai vacanzieri. Iannello, i prezzi più alti non rispondono a ragioni inflazionistiche, anche il mare diventa un privilegio per pochi, e per il referendum sull'autonomia proposta direttamente in aula. E poi ancora andiamo sulla politica Regina, Peppe Sera fa un passo di lato, non è più capogruppo del PD, il mio impegno politico non tollera ombre, ho deciso di dimettermi per impedire ai nostri avversari qualsiasi strumentalizzazione, lo dice l'ex ormai capogruppo del PD nel Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. Il campo Coni da anni è lasciato in stato di abbandono. La FIDA pretende più attenzione alle tante promesse dell'amministrazione, non sono mai seguiti i fatti. E qui vedete l'articolo in primo piano. Revocato l'obbligo di firma ad Antonio Pio d'Ascola, e poi svincolo Malderiti, finalmente buone notizie. Rispettata la tabella di marcia del PNRR per il Museo del Mare, avviati i lavori dell'8-0, si sta procedendo all'operazione bonifica per eventuali ordigni bellici. Guardate il progetto, ve lo mostriamo volentieri perché è molto bello. È uno dei 14 attrattori culturali italiani finanziati con i fondi del Piano Europeo, il Museo del Mare di Reggio Calabria. Molto bello, impatto visivo. Cambierà certamente una parte immagine del lungomare, che è già bello di suo. I ritardi del sistema mettono a rischio il centro Armonia, la denuncia del COP Libero Nocera. Il centro che opera sul territorio da 17 anni potrebbe chiudere. La cooperativa Libero Nocera denuncia le tante contraddizioni dell'avvertenza di psichiatria all'atto aziendale, che prevede un affiancamento ai centri di salute mentale e i centri diurni. Ci spostiamo in basso, vediamo se ci sono altri. Una regina tra i San Pietrini manutentori. La 21enne Miriana Quintino si è diplomata al liceo artistico Preti Frangipane. E qui la vedete, è un evento storico per la Basilica Vaticana. Mai finora maestranze femminili erano entrate nell'organico. Brava la giovanissima Miriana Quintino, che ha frequentato la scuola Arti e Mestieri. Complimenti a lei. L'orgoglio di una comunità, il bergamotto d'argento al questore Bruno Megale, Cumanis Città dello Stretto. E qui vedete la consegna ormai questore da qualche settimana di Milano. Epicentro, concluse le arringhe, la sentenza slitta a settembre. Ancora
si torna sull'operazione Epicentro a Reggio Calabria. Vedete, concluse le arringhe, la sentenza è stata spostata a settembre all'aula bunker, il filone processuale con rito ordinario alle Endrine delle città, 15 imputati. Le udienze di dibattimento e bisogno sono state tutte celebrate nella struttura di massima sicurezza ubicata in Viale Calabria. Tra le accuse sostenute alla DDA, associazione mafiosa, estorsioni a commercianti e costruttori che operavano sul corso Garibaldi. E qui vedete le richieste della procura con i nomi, addirittura ci sono anche persone di dove sono stati condannati a 24 anni di carcere come Molinetti, ritenuto appartenente all'omonima famiglia. L'accusa del processo Epicentro è coordinata dal procuratore Walter Ignazitto. Blitz, alimenti e vestiario, sequestro e denunce, blitz degli agenti della polizia locale al setaccio le aree mercatali di Piazza del Popolo e Largo Botteghelle. E poi travolse volante per sfuggire all'alto, è stato scarcerato. Ricordiamo quel drammatico inseguimento a Reggio Calabria con tanto di incidente. Il GUP ha revocato domiciliare a Cosimo Amato. Aveva combinato un disastro finendo contro le auto della polizia che gli ostruivano la strada. Il centrodestra con il ponte, miglioramenti basilari, e poi tranquilla, ringrazia la sua comunità. Ancora a Ferroleto della Chiesa, eventi nella Tirrenica diversificati per le sere d'estate, poi bagnare a schiera orgogliosa i suoi 100 e lode. Eccoli qui ragazzi, anche qui da 100 e lode. Complimenti a tutti. Racobaldo in giunta con la grana a Rical a Polistena. Andiamo nei dettagli. L'ufficializzazione in consiglio a Polistena, la battaglia sulla Tari sarà condivisa con Palmi. Ancora Terranova, partono i centri estivi per ragazzi e ragazze, poi vicinanza alla vittima dell'amministrazione, l'accoltellamento a Terranova, i due aggressori si trovano ora nella casa circondariale di Palmi, l'accoltellamento è stato punito immediatamente. Passaggio testimone a Morabito, da Morabito a Ricciardi, a Rotary Club di Palmi, mentre della Nuova al Via, festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Ancora sia il piano di riequilibrio. Dissesto scongiurato per cinque fronti, il sindaco Coni applaude alla decisione assunta dalla Corte dei Conti. Restano prescrizioni pesanti ovviamente per un debito che supera, che arriva quasi a 6 milioni di euro, oltre ovviamente gli interessi. Come riabilitarsi nella società senza più fardello dei debiti? La tematica è stata approfondita dal OD Jack di Palmi. In tutti i suoi diversi aspetti giuridici, sociali e fiscali. Parte da Rosarno l'allarme dei gommisti, non c'è più una raccolta che garantisca la normale fruibilità delle gomme usate. A Rosarno ancora alimentazioni fuori casa, un focus sulle allergie. E poi guardia costiera a Palmi, maxi sequestro di prodotti ittici. Lasciamo anche questa pagina di Gazzetta del Sud. Ci spostiamo avanti lasciando la Tirrenica, spostandoci sulla Ionica, e qui l'omicidio Cordì, due ergastoli a una condanna a 23 anni sotto accusa, la moglie, il compagno di lei e un presunto complice, la famiglia della vittima, è un ulteriore passo verso la giustizia. E qui il luogo dell'omicidio, che lo ricorderete tutti, che ha macchiato di sangue San Giovanni di Gerace, dove l'uomo è stato trovato morto, vedete. E poi il crimine efferato, Susanna Brescia, sopra Giuseppe Menniti, accanto i rilievi degli inquirenti nella scena del delitto. Quindi la Corte d'Appello ha confermato la sentenza, 23 anni. E qui vedete anche Vincenzo Cordì, la vittima, il gigante buono, era chiamato dagli amici proprio perché
era contraddistinto dalla sua bontà d'animo. Ricordiamo, è stato ucciso e è stato dato fuoco alla macchina in cui si trovava. Lasciamo anche questa pagina di cronaca e continuiamo. Don Rocco, Iracitano e la piazza dimenticata a Palizzi. E poi abbiamo delle brevi che possiamo andare a vedere. Intanto San Lorenzo, carenze idriche, attiva la protezione civile. A Melito Porto Salvo, dalla regione 1,2 milioni per il ponte Pilati. Locri, 6 borse di studio contro il caro scuola Fondazione Scannapieco. Ancora in basso, Bova Marina, il progetto Polis nell'ufficio postale. Continuiamo sulla Ionica, ci spostiamo dall'altra pagina. La ginestra, simbolo di accoglienza alla tradizione, alla lezione di vita. E qui vedete a Camini la straordinaria iniziativa della cooperativa Jungimundo. Ieri un bel servizio che abbiamo riportato sulle nostre pagine e sul nostro telegiornale. Recuperate anche vecchie mulattiere per anni impraticabili. E qui vedete i giovani e non solo a rincorrere la ginestra, una vera lezione di vita, come dice anche il titolo virgolettato. Il liceo Zaleuro di Locri, centristi in copertina, in 8 festeggiano la lode, in totale 25 diplomati col massimo dei voti. E qui i nomi di tutti coloro e qualche foto, non certamente di tutti, comunque complimenti a tutti i ragazzi che hanno affrontato questo esame, che insomma è una prova anche per la vita, non per niente si chiama esame di Stato, ma anche di maturità. Vela, arte e gusto, torno agli eventi della Lega Navale a Locri, si parte domani sera con Sail the Children. Sempre sotto i riflettori, il patrimonio identitario, espressione del territorio. Ci spostiamo ancora sulla pagina. Crisi idrica a Roccella, acqua razionata. Erogazione a giorni alterni nelle zone servite direttamente alla sorgente Finocchio. Non è chiaramente nel centro abitato, ma è un'area diversa, diciamo, rispetto a quella del centro. Inevitabili disagi per i residenti e numerose contrade. Ecco, si tratta di diverse contrade che rimangono ancora servite da un'altra sorgente, quella Finocchio. Siderno, la riqualificazione sul lungomare delle Palme, scatta il conto alla rovescia per la nuova area ludica, finanziate con 30.000 euro le opere accessorie, vedete sul lungomare di Siderno. Ancora Siderno, imprenditore scagionato alla Cassazione, si è concluso annullamento senza rinvio, dice la Corte, il processo a carico di un imprenditore di Siderno CF classe 50, già condannato dal Tribunale di Locri nel dicembre 2003 alla confisca materiale di combustibile e sostanze infiammabili nella specie, oltre 100 bombole di gas, eccetera. Condoglianze di Sant'Ilario, vedete le vie del vino tesoro da custodire, la seconda edizione dell'evento promosso dall'associazione Libellula. Ancora San Giovanni di Gerace, un vile e meschino atto intimidatorio, la solidarietà di Falcomatà all'ex sindaco Vumbaca dopo l'incendio dell'auto. Oggi è consigliere di maggioranza. Impianti sportivi pronti a inizio stagione. A Siderno le rassicurazioni del comune, l'assessore Carlo Fuda incontra i rappresentanti delle società calcistiche. Vedete qui verso la rifunzionalizzazione dello stadio Filippo Raciti. E però c'è la debutta sabato 20 Excellence Dance. Lasciamo Gazzetta del Sud, solo le previsioni meteo, ma c'è poco da prevedere. Temperature record nella nostra regione, oggi si toccheranno le massime 40 gradi. Andiamo al quotidiano del Sud, spogliamo all'interno. Ducale, il Dem Sera non è più capogruppo in consiglio comunale, è indagato nell'ultima operazione, appunto, denominata, come abbiamo detto, Ducale.
Crotone, assistenza domiciliare non pagata da un anno e mezzo, la replica delle strutture accreditate all'ASP. Poi, troppo ADI il terzo livello, ora bisogna ridimensionare. Quando l'ospedale Montano da chiudere ti salva la vita, pronto soccorso, determinante a Soveria, Mannelli. Ancora Catanzaro d'Ulbecco, Occhiuto, avvi le verifiche sul CUP. Andiamo avanti, sempre sul Quotidiano del Sud, la micro distilleria di Cosenza, creatività senza confini, guardate, veramente bella da vedere, eccola qui, torniamo indietro perché, ecco, inquadrata al centro della pagina, non riusciamo a caricarla, va bene così, accontentiamoci di una vista più o meno panoramica. Dall'acquavite alla paesanella, la Calabria, la storia delle produzioni, e poi ancora in appello condanna, solo ritoccata il delitto, Vangeli. Mamma Elsa, la giustizia sta facendo il suo corso. Ancora Calabria, arriva lo psicologo scolastico, Princi, dal prossimo anno previsto in tutti gli istituti. Illustrato il piano regionale dello sviluppo delle fragilità, dotazione di 88 milioni. Addio Piero, collega prezioso. Lutto al Quotidiano, e qui vedete il giornalista che collaboratore del Quotidiano che non c'è più. La psichiatria, la regione nega la sua proposta, slitta durante il tavolo con la prefettura, e poi riflettori sulla Calabria con il G7, Occhiuto, fondamentali le regioni che si affacciano sul Mediterraneo. Sky Calciomercato trasmetterà da Reggio Calabria dal 15 al 19 luglio in diretta all'Arena dello Stretto. Acri, fiamme in pieno centro, si ipotizza il dolo, il sindaco, uomini senza scrupoli, solidarietà a Gradilone, paura nei pressi dell'ospedale, diverse auto distrutte davanti a una concessionaria. Guardate l'incendio e qui tutte le auto che ormai sono carbonizzate. Tentato omicidio con 5 fendenti a Taurianova, brutale aggressione. Filmata dagli imputati, filmata dagli impianti di videosorveglianza. E poi sul delitto Cordì, ergastolo confermato di 23 anni al figlio della donna per l'omicidio di San Giovanni di Gerace, la decisione della Corte d'Appello nei confronti degli amanti diabolici. E poi ancora il connubio massoneria e 'ndrangheta nei racconti del pentito Mancuso. Catanzaro, sartoria, misure interdittive revocate. Reggio, parco contenziosi non risolti ed ancora volontari in spiaggia per ripulire dagli incivili. L'evento, Bergamotto, coscienza e tradizione. Ancora costruzione e cambiamenti climatici chiuderanno da 2 giorni il presidente ANCE nazionale, il viceministro Gava. Rimane la libertà, rimane in libertà, progetto concluso. Ancora provincia, l'ufficio postale si rifà in Lucca, Bova Marina, mentre a 5 fronti via libera al piano di rientro, scongiurato il pericolo dissesto. Impianti sportivi pronti per la prossima stagione agonistica a Siderno, mentre Città Nuova nuove disposizioni per le aree mercatali. La minoranza torna all'attacco. Dall'impresa di Rose all'isola ecologica, critiche sul sindaco Caminiti a Villa San Giovanni. Ormai il re è nudo, la città ha scoperto la vera faccia dell'amministrazione. Palmi, prodotti ittici senza tracciabilità sequestrati alla Guardia Costiera. A Brancaleone fervono i preparativi per il Branca Village 2024. E poi le pagine dedicate allo spettacolo e agli appuntamenti estivi dentro la pellicola, è importante sfogliarle. E poi la solita costa tirrenica con gli eventi e costa ionica, vedete, molto ricca, che vi consente di programmare la vostra estate per questa settimana. Andiamo sul meteo, come vedete sereno il cielo con temperature che sfiorano i 40 gradi, arrivano tutte superiori a 30-35 gradi, quindi
temperatura tollerare. Domani si manterranno le stesse temperature, quindi molto caldo, qualche allentamento arriverà dopodomani, ma questione di poco, quindi un grande caldo. A Vibo, trattati in maniera vergognosa, il caso lo disse dei 500 passeggeri di un treno proveniente da Firenze. La denuncia arriva dal pensionato vibonese, bloccati 20 ore a Napoli. Terribile questa storia. Senza la massoneria non sei nessuno, e qui le testimonianze dei Mancuso al processo. Carcere 200-100 alla maturità dei detenuti, complimenti. Narcotraffico, Stammer, sequestro da 1 milione di euro, e poi l'appuntamento in 170 al centro estivo Karate di Scena al 501 Hotel. Promozione della salute attraverso gli spazi verdi e blu. A Tropea, ancora a Tropea, Alberto Polistena espone le sue opere lungo il corso cittadino. San Costantino, vandali in azione in paese. A Ricadi, Trenitalia ignora la fermata della cittadina. Ancora a Tropea, al comune si pensa già a Natale, ha approvato il progetto, mentre a San Calogero la Calimera punta in alto. Cosenza, 25 convocati per Cascia, e poi Serie B, Catanzaro asse con la Juventus. Abbiamo completato, vi ringrazio per averci seguito, non c'è nessuna notizia di ultima ora, andiamo a dare uno sguardo sul nostro portale. Biagio Antonacci incanta il pubblico del Roccella Summer Festival, questa è, diciamo, la notizia che noi abbiamo in evidenza questa mattina, anche perché è fresca di pubblicazione. Qui un Antonacci immerso con il pubblico del Roccella Summer Festival, vedete. E poi qua all'interno vi consiglio di andare a dare uno sguardo anche alla fotogallery, che vi garantisco molto bella, dedicata proprio al concerto che si è svolto ieri. Ancora spostiamoci, ecco qua. Un concerto che ha coinvolto, vedete quanta gente, più di 3.500 persone al Teatro al Castello di Roccella Ionica, con Antonacci che non ha lesinato di stare vicino al suo pubblico, al pubblico che si è recato al Teatro al Castello. Grazie per averci seguito e naturalmente vi do appuntamento alle prossime edizioni. Questo programma è stato presentato da Caciuto, l'amaro sempre piaciuto. Innovius Immobiliare, il modo migliore per acquistare e vendere immobili. McDonald's, Siderno, Vibo Valentia e Gioia Tauro. Compagnia della Bellezza. Severino Abbigliamento. Bergotto, la prima bibita di Bergamotto.